Non vedo come si può pensare che ci siano altri istituti superiori, di grado superiore, che possano dare anche delle aule, ma è chiaro che diventerebbe doppio turno, poi è una scelta della preside, non è una scelta mia. Questo significa non fare i doppi turni e avere un'attività regolare scolastica fino alla fine dell'anno scolastico. È chiaro che, non ce ne stiamo con le mani in mano al riavvio dell'attività scolastica, perché c'è una dote, e ieri sono stato in regione per questo motivo, c'è una dote di 21 milioni di euro di fondi regionali per l'adeguamento sismico di edifici pubblici di interesse strategico per le città. Chiaramente non sono 21 milioni che possono servire solo alla città di Avellino. Ci sono anche dei bandi che saranno editati, credo, tra metà novembre e dicembre dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma non mi fermo qui. Sindaco, qualcuno teme giustamente che l'Istituto Cocchia, che è una storica scuola, possa fare la fine della Dante Alighieri, non sarà così? No, non può fare la fine della Dante Alighieri, perché e non deve fare la fine della Dante Alighieri. Non a caso sono concentrato su queste risorse e vi dico di più. Se ne sussisteranno le condizioni senza che si debba generare danno erariale alla pubblica amministrazione, pubblicheremo un avviso pubblico per reperire immobili sul mercato privato da prendere in locazione, perché la Cocchia al prossimo anno scolastico deve rientrare in una situazione di ordinarietà. Sì. Di ordinarietà. In ogni caso, perché anche se dovessero esserci finanziamenti o dalla Regione o dal Ministero della Pubblica Istruzione, ci rendiamo conto che se tutto filasse liscio come l'olio ci vorranno dai 2 anni ai 2 anni e mezzo per la riedificazione di un plesso scolastico. In questi 2 anni, 2 anni e mezzo, il dovere di un amministratore responsabile è quello di assicurare ordinarietà delle attività didattiche della scuola Cocchi. Quindi io su questo sono concentrato. 7, 8, 10 giorni, questi ragazzi, a cui io chiedo scusa ai ragazzi innanzitutto, rientreranno a fare le loro attività. Si ritorna alla normalità, sindaco, per la Cocchia, che significa trovare un nuovo edificio oppure ristrutturare? Io penso che se dovessimo riuscire ad avere questo finanziamento, come spero, come mi auguro mi sto impegnando, è chiaro che per dare speditezza a tutte le attività noi interverremmo sulla demolizione e riedificazione della Dante Alighieri a Via Piave, dove poi sarà collocata la Cocchia. Quindi, poi questa, non lo so, signora, perché questo dipende dalla magistratura.